doivent être des instruments. Le nostre mani devono essere strumenti di Dio. Nos mains doivent être des instruments de Dieu. Amen. Amen. C'è questa certezza nella tua vita. Est-ce qu'il y a cette certitude dans ta vie? Noi dobbiamo avere questa certezza. Nous devons avoir cette certitude. Perché in qualunque momento, in qualunque istante dove ci troviamo, dans chaque instant où nous nous trouvons, in qualsiasi luogo, en quelconque lieu, possiamo avere un incontro con le tenebre. Avec les ténèbres. E cosa farai in quel momento? Qu'est-ce que tu vas faire en ce moment? Puoi avere la certezza che in quel momento hai le armi spirituali? Est-ce que tu peux avoir la certitude qu'en ce moment tu as les armes spirituelles? Perché tu non puoi, parce que tu ne peux pas, tenere nelle tue mani le armi spirituali di Dio, avoir dans tes mains les armes spirituelles de Dieu, se le tue mani sono contaminate. Si tes mains sont contaminées, non puoi. Tu ne peux pas. Non puoi. Tu ne peux pas. Le nostre mani devono essere pure. Nos mains doivent être pure. Gloria a Dio. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Perché siamo membra del corpo di Cristo. Parce que nous sommes des membres du corps de Christ. Alleluia. 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 Le nostre mani devono essere strumenti nelle mani di Dio. Nos mains doivent être des instruments dans les mains de Dieu. Affinché lo Spirito Santo, pour que le Saint-Esprit, ancora oggi, aujourd'hui encore, possa fare miracoli, puisse faire des miracoli, possa fare prodigi, puisse faire des prodigi, attraverso le tue mani. Attraverso te, tu lo sai? Che quando tu alzi le mani così, con la potenza di Dio, nel mondo spirituale, i demoni tremano. Lo sai questo? Che quando tu sei ripieno di Spirito Santo, se tu ti veramente consacri a Dio, quando tu alzi le mani, i demoni non vedono la tua mano. Vedono la luce dello Spirito Santo. Ci credi tu? Se tu sei consacrato, se tu sei consacrata, se tu stai vivendo nello Spirito, nella purezza, in comunione con Cristo, se tu hai rinunciato a te stesso, se tu hai rinunciato alle cose della carne, si tu as renoncé aux choses charnelles, per vivere nello spirito, vivre dans l'esprit, quando tu alzi le mani, quand tu lèves la main, le tenebre tremano, les ténèbres tremblent, perché non vedono te, parce qu'ils ne te voient pas, toi. Vedono la potenza dello Spirito Santo, la puissance du Saint-Esprit. Nel mondo spirituale così, dans le monde spirituel, c'est ainsi. Nel mondo materiale, dans le monde matériel, fisicamente noi alziamo le mani. Concrètement, on lève la main, fisiquement on lève la main. Ma nel mondo spirituale, mais dans le monde des esprits, i demoni, les démons, che girano nell'aria, qui sont dans l'air, comme ça, vedono il fuoco, voient le feu. Amen. Amen. Vedono la luce, ils voient la lumière. Vedono l'unzione, ils voient l'onction, di Gesù Cristo, de Jésus. Vedono la potenza di Gesù Cristo, ils voient la puissance de Jésus Christ. Puoi avere questa certezza? Tu peux avoir cette certitude. Ce l'hai tu questa certezza? Tu l'as cette certitude. Noi abbiamo bisogno di questa certezza. Nous avons besoin de cette certitude. Noi dobbiamo sperimentare questa verità. Cette vérité. Amen. Amen. Ancora oggi, aujourd'hui encore, noi possiamo sperimentare. Nous pouvons expérimenter questa verità, cette vérité, in qualsiasi luogo, en quelconque lieu, qui quando siamo tutti insieme, ici quand on est tous ensemble, o quando siamo da soli, ou quand nous sommes tout seuls, perché è proprio lì, parce que c'est vraiment quand on est seul, quando tu sei da solo, quand tu es seul, è proprio lì, et c'est vraiment quand tu es seul, che si può vedere, qu'on peut voir. Se tu sei un vero cristiano, si t'es un vrai chrétien, oppure no, ou non. È proprio lì quando sei da solo, c'est vraiment quand tu es tout seul, quando tu sei da solo, quando nessuno ti vede, quand personne te voit, se tu veramente, si tu es vraiment, puoi dimostrare, tu peux démontrer, che sei un vero figlio, que tu es un vrai fils, o una figlia di Dio, figlio de Dieu, quando noi siamo da soli, quand on est seul,
Il diavolo vorrebbe farci contaminare. Il veut nous faire condamner. Il nemico l'ennemi vuole contaminare la tua vita quando sei da solo. Il veut contaminer ta vie quand tu es seul. Quando sei da solo. Quand tu es seul. Tu hai il potere di scacciarlo? Est-ce que tu as le pouvoir de le chasser? Hai la forza di scacciarlo via? Est-ce que tu as la force de chasser loin? Nel nome di Gesù. Dans le nom de Jésus. Oppure ou bien, accetti. Tu acceptes le sue menzogne. Ses mensonges. Le sue tentazioni. Ses tentations. E ti fai contaminare. Et tu te fais contaminer. Se io sono da solo, si je suis tout seul, e do spazio, et je donne de la place, alle tentazioni, aux tentations, e non combatto, et je ne combats pas, e lascio entrare, et je laisse entrer, le contaminazioni, les contaminations, io non posso avere l'autorità, je ne peux pas avoir l'autorité. Io non posso avere l'autorité. È facile, c'est facile, tra virgolette, entre guillemets, scacciare via il diavolo qui quando siamo tutti insieme. Chasser le diable ici quand on est tous ensemble. Lo puoi scacciare quando sei da solo. Est-ce que tu peux le chasser quand tu es tout seul? Quando sei da solo nella tua stanza. Quand tu es tout seul dans ta chambre. Quando sei da solo nel tuo letto. Quand tu es tout seul sur ton lit. Quando sei da solo in camera tua. Quand tu es tout seul dans ta chambre. E il diavolo arriva. Et le diable arrive. Con i brutti pensieri. Avec des mauvaises pensées. Con le tentazioni. Avec les tentations. Lo puoi scacciare? Tu peux le chasser? Quando sei lì. Quand tu es là. Alleluia. Alleluia. È lì che si vede. Et c'est là qu'on voit. La vittoria. La victoire. Amen. È facile vedere la vittoria qui. C'est facile voir la victoire ici. O è facile pensare di avere la vittoria qui. Mais c'est facile aussi penser d'avoir la victoire ici. La vittoria si vede. La victoire se voit. Quando noi siamo da soli in casa nostra. Quand on est tout seul chez nous. Io vi posso testimoniare. Je peux vous témoigner. Per la gloria di Dio. Pour la gloire de Dieu. E per incoraggiarvi. Pour vous encourager. Che tante volte, beaucoup de fois, quando io non ero ancora sposato, quand je n'étais pas encore marié, essendo un giovane, étant donné que j'étais jeune, venivano tante tentazioni. Il y avait beaucoup de tentations. Carnali. Charnel. Quando andavo per la strada. Quand j'allais dans la rue. D'estate. L'été. Le donne. Les femmes. Si vestono con vestiti che sono così trasparenti. Elle s'habille avec des vêtements qui sont si transparents. Che sembrano nude. Che ressemblent nues. Per strada. Sur la route. Quando camminavo. Quand je marchais. I miei occhi. Mes yeux. Potevano contaminarsi. Pouvaient se contaminer. Mi ricordo spesse volte. Je me rappelle très souvent. Io non ero ancora sposato. J'étais pas encore marié. Ma vivevo in comunione con Cristo. Je vivais en communion avec Christ. Alleluia. Alleluia. Nel timore di Dio. Avec la crainte de Dieu. Amen. Il Amen. Timore di Dio. La crainte de Dieu. È il principio della sapienza. C'est le principe de la connaissance. Amen. E io vivevo in comunione con lo Spirito Santo. Vivevo in comunione avec le Saint-Esprit. Sempre. Toujours. Pregando. Priant. Dentro di me, nel mio cuore. Dans mon cœur, en priant dans mon cœur. In qualsiasi luogo dove camminavo. N'importe quel lieu où j'allais. E spesse volte. Et souvent. Andavo a fare la spesa al supermercato. J'allais faire les courses au supermarché. Uscivo. E all'improvviso vedevo una donna che veniva sulla strada, mi passava vicino. Et soudainement je voyais des femmes sur la rue qui me passaient proche de moi. E poteva essere una grande tentazione. Et ça pouvait être une grande tentation. Perché erano donne vestite. C'était des femmes habillées. In un modo veramente provocante. Une façon provocante. Sensuelle. E l'avversario cercava di lanciare i suoi dardi infuocati cherchait d'envoyer des flèches enflammées nella mia mente dans mes pensées e mi diceva guardala il mi disait regarde là guarda com'è bella regarde comme elle est belle nessuno ti vede personne te voit non c'è il pastore il n'y a pas le pasteur non c'è nessuno il n'y a personne e mi diceva girati e mi disse tourne-toi la donna passava la femme passait io resistevo moi je résistais ma il nemico mi lanciava dei pensieri mais l'ennemi me lançait des pensées
perché voleva farmi girare. Parce que voulait me faire tourner la tête. Ma io gli dicevo, ti sgrido nel nome di Gesù. Je te chasse au nom de Jésus. Alleluia. Amen. Questa è la vittoria. Ça, c'est la victoire. Alleluia. Alleluia. Anche quando sei da solo. Même quand t'es seul. Amen. 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 Ma lo Spirito Santo è con te. Se tu hai il timore di Dio, se tu vuoi piacere a Dio, lo Spirito Santo è con te. E lui ti dà l'autorità, la forza di scacciare il diavolo. Mi ricordo spesse volte, andavo a lavorare in moto, d'estate, io lavoravo in un ristorante, e mentre andavo in moto in una zona dove c'erano tante spiagge, lì in una zona dell'Italia, a volte uscivano delle donne mezze nude in bikini sulla strada, e mentre andavo in moto il diavolo cercava di lanciare le sue frecce. Il diavolo essaie di me lancer le flèche. E mi diceva, guarda quella lì com'è bella. E regarda quella com'è bella. E io ero in moto. E, moi, j'étais en e non mi volevo girare. Ma il nemico cercava di insistere. L'ennemi insisté. E mi diceva, guarda quella donna. Regarda cette femme. E cercava che il mio occhio si girasse verso di là. Ma lo Spirito Santo era con me. Il était avec e mi faceva ricordare una parola nei proverbi. I tuoi occhi guardino sempre diritto davanti a te, non ti deviare né a destra né a sinistra. E lì, quando ero nella moto, alleluia, lo Spirito Santo mi dava la forza di dire: ti scaccio via nel nome di Gesù, ti scaccio via nel nome di Gesù. Quando andavo nella moto, questo ce lo può insegnare un corso di teologia? Est-ce que ça c'est un cours de théologie qui peut nous apprendre ça? Ce lo può insegnare una scuola biblica? Est-ce que c'est une école biblique qui peut nous apprendre ça? È lo Spirito Santo. C'est le Saint-Esprit. Che ci insegna questo? È la potenza di Dio. Alleluia. È l'unzione di Dio. Alleluia. È il fuoco di Dio. Alleluia. Ma noi dobbiamo essere persone che si consacrano. Dobbiamo essere persone che nous consacrons. Perché lo Spirito Santo non può abitare in un tempio contaminato, in un tempio sporco, in un tempio che apre le porte al peccato, ai desideri malvagi, alla mondanità. Aux choses du monde. Lo Spirito Santo le Saint-Esprit vuole abitare veut habiter in un tempio dans un temple puro. Pur. Amen. Amen. In un tempio consacrato, un temple consacré, dove c'è il timore di Dio. Où il y a la crainte de Dieu. Amen. Amen. Dove c'è il timore di Dio. Où il y a la crainte de Dieu. Noi abbiamo bisogno del timore di Dio. Nous avons besoin de la crainte de Dieu. Oggi molte chiese moderne, aujourd'hui beaucoup d'églises modernes, non parlano più del timore di Dio. Il timore di Dio è il principio della saggezza. Mi ricordo in alcune volte il diavolo, ascoltate, quando non ero ancora sposato, cercava di tentarmi anche quando ero da solo nel bagno, nella salle de bain, facendo la doccia. En prenant la douche, io voglio essere sincero, je vais être franc avec qua ci sono tanti giovani, il y a beaucoup de jeunes, ed è importante che con queste testimonianze c'est important qu'avec ces témoignages, ci incoraggiamo. On s'encourage. Alleluia. Si fortifichiamo. Se fortifi. Alleluia. Alleluia. E diamo gloria a Dio. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Perché è lui, c'est lui che ci dà la potenza di vivere una vita vittoriosa. Alleluia. Una vita santa. Una vita ripiena del fuoco dello Spirito Santo. È lui. Alleluia. Gloria a Dio. Il nemico, che il Signore lo sgridi. L'ennemico, il Signore lo chasse. Certe volte
de temps en temps, mi veniva a attaccare quando io mi facevo la doccia. Mi stavo mettendo il sapone nei capelli e all'improvviso, quando non me lo aspettavo, mi arrivava una freccia nella mente e mi diceva quel pensiero: abbassa la mano, toccati. Mi diceva, io ero dentro la doccia, mi attaccava con quei pensieri malvagi. Mi diceva, toccati con la tua mano. Ma in quel momento, per la gloria di Dio, quando ero nella doccia, lo Spirito Santo mi dava la forza di dire: ti scaccio nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, ti sgrido nel nome di Gesù. E il Signore, per la sua gloria, mi dava la forza di inginocchiarmi anche nella doccia. Ti sei mai inginocchiato nella doccia? Per alcuni cristiani, quello che sto dicendo è qualcosa di strano, è una pazzia. Ti sei mai inginocchiato nel bagno? Hai alzato le mani al Signore quando sei nella doccia? Alleluia! Hai mai sentito la sua unzione nella doccia? Alleluia! Alleluia! È meraviglioso sentire l'unzione dello Spirito Santo anche nella doccia. Alleluia! Alleluia! Il salmista diceva: l'écrivain des psaumes disait: io medito su di te. Je médite sur toi. Sul mio letto. Sur mon lit. Nelle vigilie della notte. Dans la nuit profonde. Quando sono nel letto. Quand je suis dans le lit. Medito su di te. Je médite sur toi. Alleluia. Alleluia. Anche nel letto. Même sur le lit. Possiamo sentire l'unzione dello Spirito Santo. Del Saint-Esprit. Alleluia. Alleluia. Per finire voglio dire questo. Pour conclure, je veux dire ceci. Cosa senti tu quando sei nel tuo letto? Qu'est-ce que tu sens quand tu es dans ton lit? Che sensazioni senti quando sei nel tuo letto? Quelle sensation tu as quand tu es dans ton lit? Senti lo Spirito Santo nel tuo letto? Est-ce que tu sens le Saint-Esprit dans ton lit? O lo metti da parte? Ou tu le mets de côté? E poi alla mattina pensi di riprenderlo? Et puis le matin tu le reprends? Lo Spirito Santo deve essere anche nel tuo letto. Le Saint-Esprit doit être même dans ton lit. Amen. Amen. Perché sapete una cosa? Parce que vous savez une chose? Io so che voi lo sapete. Moi je sais que vous le savez. Il diavolo, le diavolo ci vuole attaccare anche quando siamo nel letto. Nous attaque même quand on est dans le lit. Con dei sogni. Avec des rêves. Con degli incubi. Avec des cauchemars. Diabolici. Diaboliques. Sporchi. Sali. Sessuali. Sexuels. Per contaminarci. È per quello che anche nel letto noi abbiamo bisogno dell'unzione dello Spirito Santo. Amen. Abbiamo bisogno della presenza dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno del rivestimento dello Spirito Santo affinché anche nel letto tu possa vivere una vita vittoriosa. Dans la victoire. Amen. Amen. Nell'intimità. Dans l'intimité. Nella tua vita. Dans ta vie. Personale. Personnel. E così tutto il tuo essere. Et c'est comme ça que tout ton être può essere consacrato. Peut être consacré. Per Cristo. Pour Christ. Amen. Amen. Questo vuole il Signore. C'est ça que le Seigneur veut. Per la sua Chiesa. Pour son Église. Che ognuno di noi sia consacrato veramente. Amen. Amen. E siamo guidati e nous sommes conduits dallo Spirito Santo. Par le Saint-Esprit. Perché lo Spirito di Dio, parce que l'Esprit de Dieu, è santo. È saint. Amen. Amen. E lui vuole guidarti e il veut te conduire nella santità. Dans la sainteté. Amen. La santità, fratello. La santità, fratello.
è fondamentale per i figli di Dio, c'est fondamental pour les fils de Dieu, per la Chiesa di Gesù Cristo, pour l'Église de Jésus Christ. Il Signore dice nella sua parola, le Seigneur dit dans sa parole, siate santi, soyez saints, perché io sono santo, parce que je suis saint, e come figli ubbidienti, et comme des enfants obéissants, non conformatevi, ne vous conformez pas, ai desideri del tempo passato, aux désirs des temps passés, quando eravate nell'ignoranza, quand vous étiez dans l'ignorance, ma come lui è santo, mais comme lui il est saint, perché lui è santo, parce que lui il est saint, siate santi anche voi, soyez saints vous aussi, in tutta, en toute, la vostra condotta. Dans toute votre conduite. Quante hanno letto questo? Combien de personnes ont lu ceci? Non l'avete mai letto, fratello? Vous l'avez jamais lu? È scritto, amen. È scritto nella prima lettera. Nella prima lettera dell'apostolo Pietro. Un Pierre dice: siate santi. Soyez saints. Separati dal peccato, separati, du péché, separati dalle contaminazioni, separati, des souillures, separati dal mondo, separati du monde, in tutta la vostra condotta, dans toute votre conduite. Amen. Amen. E qui potremmo dire tante cose, on pourrait dire beaucoup de choses, ma mi voglio fermare qui. Mais je veux m'arrêter ici. Amen. Amen. Io so che questa sera non sera abbiamo un orario. Alleluia. Ma vogliamo pregare. Et nous voulons prier. Vogliamo pregare insieme. Che il Signore ci purifichi. Nous purifie. Amen. Amen. Vogliamo presentare la nostra vita davanti a Lui. Nous voulons présenter notre vie devant vogliamo lui. Consacrare la nostra vita davanti a Lui. Nous voulons consacrer notre vie devant lui. Vogliamo dire con tutto il cuore. Nous voulons dire avec tout le cœur, Signore, purificami. Seigneur, purifie-moi. Signore, trasformami. Seigneur, transforme-moi. Liberami. Libère-moi. Da ogni contaminazione. Chaque souillure. Da ogni pensiero che non viene da te, da ogni cosa che non viene da te, liberami, purificami, santificami con il fuoco del tuo spirito, con il fuoco della tua parola, riempimi del tuo spirito. Io voglio essere uno strumento per la tua gloria, per la tua lode, per innalzare il tuo nome in questa generazione, in questo tempo. Voglio che la mia vita sia uno strumento per glorificare il tuo nome. Amen. 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 Tu sei degno, tu sei re del mio cuore, degno, tu sei degno, tu sei re. Degno,
ci arrendiamo, Signore, completamente a te. Ci arrendiamo completamente a te. E rinunciamo a questo mondo malvagio. Rinunciamo completamente alla vecchia vita. Perché siamo in Cristo. Alleluia. Siamo nuove creature. Le cose vecchie sono passate. Tutto è diventato nuovo. Sì, Padre, rinunciamo. 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 Nel nome di Gesù. Alleluia. A ogni cosa di questo mondo che ci vuole allontanare da te. A ogni proposta del diavolo. Nel nome di Gesù. Lo scacciamo, lo scriviamo, lo scacciamo via dal nostro territorio, dal nostro cammino, dalla nostra casa, dalla nostra vita. Lo cacciamo nel nome di Gesù. Perché noi apparteniamo a Cristo. Alleluia. Perché siamo proprietà di Dio. Alleluia, dichiaralo questa sera. Dichiaralo. Io sono proprietà di Dio. Appartengo a Cristo. Il Signore mi ha comprato con il suo sangue. Io appartengo a Cristo. Appartengo a Cristo. Alleluia. 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 Sei degno, sei degno, tu sei degno, tu sei degno, tu sei degno, io, tu sei santo. Alleluia, gloria, scere vetara bassa, amen.